Ma cosa vedo io qua? Mi pare di sognare. Guarda. Forrest Gump. Questa piuma porta fortuna dove si posa? Dove si poserà la nostra piuma? Leggera bianca. Nobile. Marica. Tu sei una ragazza fortunata. Piuma, non andare via. Però c'è qualcuno che ti fa un piccolo dispetto. Che vedi dove va a finire la piuma? Su Rosanna Benedetti. Buonasera. Elle non si può commuovere per una piuma, però. Vuoi venire con me? Dove? Dove? Ma io mi domando, sono 3 anni che faccio caramba. Dove pensate io porti... E tu chi sei? Claudia. Eh? Claudia. Claudia, secondo te dove porterò la signora Rosanna Benedetti? Sul divano. Certo, venga con me sul divano. Un attimo. Un attimo. Ma così paura si ha di venire con me sul divano? No, è bello. No, non fa paura, non fa è paura. Solo l'emozione. Sì, ma venga con me. Sono solamente emozioni belle, poi così. Fa dei dolci così straordinari che mi deve dare qualche ricetta almeno, no? Venga con me. Andiamo. Allora, lei vive a Vasto? Sì. In provincia di Chieti? Però è nata in un paesino che si chiama Miracoli, giusto? Sì. Si accomodi. Allora, un bel nome questo paesino, Miracoli. E tra l'altro lei, vabbè, andiamo da capo. Lei è nata nel 1957, giusto? A Miracoli. Sì. E era l'ultima di 6 fratelli. Sette. Sette, va bene, uno non c'è più. Però questi fratelli sono delle succursali nel mondo, Perché, allora, uno sta in Brasile, 2 in Italia, una in Australia, una in Svizzera e l'altra in Germania. E ben informata? Sono ben informata, sì, ma non mi guardi con quei begli occhi verdi così con sospetto. Le giuro che con la piuma non le faccio nulla. Allora, dicevo, con tutti questi fratelli in giro per il mondo, lei è la più piccolina e qualche volta addirittura... Per esempio, nel caso di suo fratello Giustino, lei non sa, cioè lui è partito 3 anni prima ancora che lei nascesse, giusto? Giustino a Miracoli aveva fatto il muratore e aveva costruito la chiesa che si chiama Madonna dei Miracoli, dove lei si è sposata. Però... Caramba! Nemmeno lo sapevo io. Non lo sapeva? Ma come... Io ho un gancio eccezionale, allora. Eccezionale, sì. Beh, ma è certo, è anche... con tutti questi paesi, abbiamo soprattutto una bellissima redazione, questo devo dirle la verità. Allora, a 7 anni lei ha fatto il suo primo viaggio in treno, perché l'hanno portata in Svizzera. E che cosa si ricorda della Svizzera? Cosa si ricorda di questo viaggio? Appena arrivata ha visto la neve, perché era Natale, era inverno, e poi ha visto praticamente le luci di questa cittadina dove lei andava ed è rimasta abbagliata, non più che altro abbagliata dalle luci, sì. Ma diciamo così confusa da questo profumo di cioccolato che girava da tutte le parti. È vero o non è vero? Forse è da lì che le è venuta la voglia di fare la cuoca e poi dopo... Di mangiare la cioccolata. Di mangiare la cioccolata. Io so che un suo sogno sarebbe quello di fare la pasticcera, cioè di aprire una pasticceria, un negozio, ma adesso lei lavora già come operaia in un'industria di abbigliamento? No, non più? No, no. Non più. Comunque ha fatto la parrucchiera, insomma nella sua vita si è data parecchio da fare. Poi a un certo punto si è sposata nel 79 con Sebastiano e ha avuto 3 figlioli. Lui era capostazione a Vasto e adesso è in pensione, sì, naturalmente. Sì, sì. Nel 1984 muore suo papà, Angelo. Sì. E lei riceve una telefonata, da lontano Brasile, e chi era? Era suo fratello, che lei non aveva mai conosciuto. Allora risponde al telefono, era imbarazzata, emozionata, Giustino si chiama, giusto? E allora era emozionata, però da quel momento
Quando ha sentito la sua voce, le telefonate hanno cominciato sono cominciate a diventare dirette, vi siete scambiati il numero di telefono e quindi praticamente adesso vi parlate molto. Giustino era partito perché la famiglia era numerosa, lui aveva uno zio, Carlo si chiamava, che stava in Brasile. E quando è arrivato Giustino in Brasile, lui ha visto un taxi che lo veniva con a bordo suo zio, che era bello come una grande Cadillac, e ha detto: ragazzi, questa è la mia terra, qui farò i veri denari. Se non che poi si è reso conto che suo zio non viveva in condizioni molto felici, però lo zio Carlo gli disse: ti prego, rimani qui con me. Non lo sapevo queste cose. Non le sapeva queste cose. Rimani qui con me, aiutami, perché io non ho il coraggio di tornare e voglio tornare quando avrò fatto fortuna. Poi lei, Giustino, si sposa, avrà due figlie e lei a Natale alle ore 9 del mattino ha ricevuto una telefonata, questo lo sa di sicuro perché ha risposto lei. E cosa le ha risposto Giustino? Le ha detto, dice, ha chiesto quando ritorni, quando ti potrò conoscere che non t'ho mai visto? E lui ha risposto, forse fra 2 anni manderò mia figlia. Questa è la riprova che quando i genitori possono fino a un certo punto preferiscono sacrificarsi in favore dei figli. Allora, senta una cosa, lei cucina bene e prepara bene i dolci. Domani mattina deve fare il dolce più buono che abbia mai fatto nella sua vita. Deve metterci tutto l'amore possibile, perché a dividerlo sa chi ci sarà? Giustino, che lei non ha mai conosciuto e che dal Brasile è qui! Venga! È un contento. Regalo, eh? E il gancio? È sua cognata, esattamente. Eccola qua, emozionatissima più di voi, che ha saputo tenere il segreto in maniera meravigliosa, come tutti i nostri ganci. Caramba, che sorpresa! Qui stasera abbiamo...